Ciao, ciao amiche ed amici, seguitemi in questo piccolissimo video dove farò questi pancake dietici, diciamo così, con zero zuccheri, con proteine e con pochissimi, proprio pochissimi carboidrati, quindi molto adatti per buttare giù, per fare una dieta, per buttare giù qualche chiletto prima dell'estate. Bene, seguitemi. Allora, ho preparato tutti gli ingredienti. La banana, se volete, potete anche ometterla. Io ce ne metto mezza, anche meno di mezza, bella matura. La schiaccio con la forchetta, in modo che si schiaccia bene con la forchetta. Sì, per questa dieta il problema è la mattina, perché va bene il giorno, insomma, carne, pesce, uova, senza pane, senza pasta. Tante verdure, ma la mattina non so proprio che mangiare, quindi allora vado a fare questi pancake, così magari ne mangio due per colazione. Ok, una volta schiacciata per benino la banana, ci metto il tuorlo è proteico, quindi può andare, poi ci dà tanta, tanta sostanza. E ho messo da parte due albumi, quindi l'albume di questo uovo più un altro albume. Gli albumi non contengono carboidrati, però comunque fanno bene. Questo è un cucchiaio scarso di farina di cocco, lo stesso senza carboidrati. Lo metto al posto dello zucchero, così gli dà un po' un tono un po' dolce. E adesso inizio a mettere la farina d'avena. La farina d'avena ha molte proprietà, tante sostanze benefiche per il nostro organismo, poco glutine. E qui sto mettendo il kefir che produco io, che fa benissimo alla salute, anche questo non ha carboidrati e ha delle proteine di un elevato valore biologico. La farina, dicevo, sì, un po' di carboidrati ce l'ha, cioè non pochi, non tantissimi, però diciamo che mettendone 50 grammi, poi diviso per i pancake, non è tantissimo, insomma. Bene, continuo a girare con la frusta e adesso vado a montare gli albumi. Non a neve ferma, li monto solo un pochino, ecco così, adesso basta. E una volta che ho inserito, ho messo anche una puntina di bicarbonato, ho dimenticato di dirlo. E il latte l'ho preparato, ma ne metterò pochissimo perché il kefir l'ho usato intero, quindi non filtrato, quindi siccome rimane un pochino liquido. Non servirà nemmeno il latte. Se serve ne metto giusto un goccino così. Anche il latte, come sapete, è proteico, non ha carboidrati, o almeno ne ha pochissimi. Io direi che così va bene. Poi vi regolate, se usate lo yogurt greco invece del kefir, magari ci potrebbe andare un pochino più di latte. Così va bene. Non ho messo nemmeno il sale perché non serve. Vedete, sta facendo già le bollicine perché il kefir è un agente, fa da agente lievitante. Uso il burro chiarificato per friggere, ma ne metto pochissimo, eh. Unto appena il padellino. Adesso il primo di solito viene sempre male, eh? Sia se facciamo le crepe che i pancakes, il primo non so perché non viene benissimo. Aspettiamo che si formino le bolle prima di girare, vedete si stanno già formando. Ci regoliamo un po' con il calore sotto. Per non farlo proprio bruciacchiare, anche se con il burro chiarificato si fanno un pochino scuri, ma non importa.
girato con la paletta, ma poi vi faccio vedere come si può anche far saltare, come fanno i veri chef. Ci provo. Adesso non ho inquadrato bene, poi vi faccio vedere meglio. Il primo avete visto un po' bruttino, vabbè. Possiamo anche mettere il burro su un pezzettino di carta e così strusciarlo sul padellino, senza metterlo direttamente. Se li volete un po' più cicciotti, mettete un pochino di pastella, aspettate un po' e poi ne mettete dell'altra, così rimane più spesso. Ecco qua. Aspettiamo qualche minuto. Vedete, qui l'ho girato, si gonfia subito, vedete? È bello gonfio. Poi se vi piacciono sottili, allargate un pochino l'impasto. Ecco qua, saltiamo così. Farlo dorare bene sopra e sotto. Apriamone uno, apriamo il primo che è venuto un po' malino, malino, insomma, è buono uguale, solo un po' storto è venuto. Guardate com'è morbido, guardate, morbidissimo e buono anche, buonissimo. Non è dolce perché, come avete visto, non abbiamo messo niente zucchero. Io l'ho farcito così, con una mancettella di farina di cocco, la fragola, e se volete potete mettere i mirtilli, quello che volete. Se lo volete dolce, usate magari una marmellata di quelle senza zucchero. Ok. Bene, vi auguro una buona colazione oppure merenda se volete. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.